Tra le nuove misure al vaglio del governo contenute nella bozza del DPCM in uscita per venerdì 15 gennaio c'è anche il divieto di asporto per i bar dopo le 18, una restrizione volta a contrastare la movida al di fuori dei locali che potrebbe penalizzare ulteriormente gli operatori del settore già stremati dal continuo alternarsi di aperture e chiusure. Purtroppo abbiamo visto che nonostante le chiusure che ci hanno fatto fare in questo mese i contagi non sono scesi. Quindi ormai è subentrato un misto tra delusione e arrabbiatura e lo si nota sia tra noi del settore sia tra la gente. Il governo sta valutando anche di vietare l'asporto dopo le 18 per i bar, questo che cosa comporterebbe? Ma questa è una cosa ridicola, cioè nel senso, allora o fai chiudere tutto, ripeto, stiamo tutti un mese a casa con gli aiuti necessari, è vero si dirà non ci sono i soldi, questo non spetta a noi. O si fa chiudere tutti e stiamo tutti a casa, non come l'ultima zona rossa, dove purtroppo la gente in teoria doveva stare a casa. Ma come abbiamo visto erano tutti in giro, anche se c'era bisogno dell'autocertificazione, nessuno, diciamo, ha controllato. Mentre invece noto che da quando siamo tornati in zona gialla, magicamente, perché i bar e i ristoranti sono aperti, ci sono nuovamente i controlli. Quindi vuol dire che c'è una confusione incredibile, guarda, su questo Covid. E i ristori per molti non sono sufficienti nemmeno a pagare le bollette. Ma sicuramente ci potrebbe penalizzare per il discorso degli aperitivi, quelle cose lì, anche se in realtà comunque dopo le 18 non è che c'è tantissima gente. Però, insomma, magari qualcosina in più sicuramente aiuterebbe per alzare un attimino il lavoro.